Professore, qual è l'andamento dei contagi in Abruzzo? Ultimamente abbiamo visto un lieve rialzo dei contagi, cioè lieve rialzo in termini numerici, in termini percentuali, raddoppio nella settimana dei casi, anche di più. Però, diciamo, facendo un discorso prettamente numerico, i contagi sono ancora fortunatamente contenuti. E se poi il raffronto si fa con lo stesso periodo dell'anno scorso, ovviamente il numero dei contagiati è proprio veramente piccolo. E così come sicuramente meno sono i numeri relativi ai ricoverati e ai decessi. E questo si spiega ovviamente solamente con l'introduzione della pratica vaccinale, cioè il vaccino che ci sta salvando dal Covid. Coloro che purtroppo si infettano e poi ammalano gravemente sono soggetti che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino, verosimilmente Novax, scettici o altri. Mentre solamente nel 15-20% dei casi si osserva un coinvolgimento importante in soggetti che hanno avuto due dosi di vaccino, ma per lo più si tratta di oltre ottantenni con delle patologie concomitanti, anche diverse patologie concomitanti. Quindi, considerando pure che sta girando una variante che è una variante estremamente performante, quindi la variante Delta, che se fosse girata l'anno scorso avrebbe fatto sfracelli probabilmente. E quindi, nonostante Delta, il numero è molto più contenuto. Che cosa si desume da ciò? Si desume che la vaccinazione ci sta proteggendo alla grande, che tutti dovrebbero vaccinarsi e che non lo fa. Non lo so perché non lo fa, cioè, non lo fa perché è convinto di delle favole che qualche pazzo ha fatto girare verosimilmente sui social, perché non posso capire, comprendere un essere umano intelligente, che ne conosco diversi, alcuni purtroppo sono pure dei miei colleghi, che credono a delle sciocchezze. E però sta di fatto che sin tanto che non ci sarà l'obbligo della vaccinazione, queste persone non si vaccineranno mettendo in pericolo se stessi e purtroppo anche gli altri. Professore, facciamo un po' di chiarezza. Terza dose a chi spetta? Per quanto ne so io, chi ha avuto la seconda dose e sono passati già 6 mesi, questi si possono prenotare online per la terza dose. Parliamo di ultra sessantenni. Per gli operatori sanitari il discorso è un po' diverso perché tutti devono vaccinarsi trascorsi almeno 6 mesi. E poi ovviamente alla lunga tutti dovranno essere vaccinati di terza dose e poi quando ci sarà l'ok da parte dell'agenzia regolatoria dell'EMA, insomma, agenzia regolatoria dei farmaci europea e dell'AIFA, e speriamo che ci sia l'ok anche per gli under 12, quindi da 0 a 12 anni. E solamente in questa maniera si riuscirà a contenere l'epidemia, anzi a contenere la pandemia, considerando pure che i grandi del mondo hanno deciso che nel 2022 ci sarà un impegno globale per cercare di vaccinare il 70% dei cittadini del mondo. Quindi è naturale che si sono resi conto, insomma, che il problema è veramente molto molto grande ed è un problema che coinvolge tutti e solamente vaccinando tutti i cittadini del mondo si riuscirà in tempi più o meno brevi a sconfiggere questa pandemia. Al momento i contagi diciamo che sono cresciuti, non così tanto i ricoveri in ospedale. Il futuro come lo vede? Allora, questo è un virus, un coronavirus che incide parecchio nel periodo nel tardo autunno inoltrato, diciamo, fino alla primavera inoltrata. Più o meno abbiamo capito come funziona. Date anche le situazioni vissute
nel 2020 e nel 2021. Nel 2020 parzialmente e comunque insomma, la situazione vissuta purtroppo tra il novembre 2020 e appunto tutto il 2021. Quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che ci sarà una maggiore circolazione di questo virus e magari però con un numero di ospedalizzati e di decessi molto contenuto e rifacendomi a quello che ho detto precedentemente, il tutto si deve esclusivamente al vaccino.